Rieccoci, io saluto subito Mimmo Pesce. Ciao Mimmo, benvenuto. Buonasera a tutti. Caro StefanoDonati.com, permettimi, ma proprio ti porto via un secondo, vai, di salutare con un immenso piacere, perché poi quando non c'è miglior cosa è quando tu non, quando le cose non ci sono e poi le rivedi, le apprezzi ancora di più. Io vedere qua Orfeo Zanfroni stasera mi si è riempito il cuore, perché non vederlo dopo un po' quando lo rivedi ti dice, mi siete preoccupati, va bene, ci fa piacere, una carica di energia. Allora partiamo subito il vero Natale, questo qua. Bravo Franco, questo è il Natale, bravo, questo è il Natale, è Natale. Partiamo subito forte, perché Pogba oggi Allegri ha stupito tutti in conferenza stampa. Si pensava sicuramente qualche minuto in Coppa Italia, per qualcuno poteva partire anche titolare, e invece Allegri, tra poco lo ascolteremo, dice che non ci sarà. Nel pomeriggio poi le indiscrezioni che abbiamo raccolto sono anche state, caro Zanforlin, ancora più pessimiste, nel senso che si va verso, non solo salta la partita con la Lazio, ma al punto di domanda su quando rientra. Allora io volevo partire da Franco Ordine. Franco, diventa un calvario questo. Un giocatore che, scusami, il 19 aprile è un anno intero che non gioca una partita ufficiale. Però, signori miei, io vedo che voi vi stupite e considerate come diciamo una notizia clamorosa questa che è ordinario calvario di un calciatore proveniente da lunga inattività seguita a intervento chirurgico. È un po' come quelli che si sono che si stupiscono, per esempio, se Chiaer, che è reduce da un intervento chirurgico assai più invasivo di quello subito da Pogba, fa mezza partita sì e poi si deve fermare per altri 10 giorni. E cioè, ormai il calcio moderno, per le sue cadenze che sono incredibili rispetto a quelle di un tempo, e soprattutto per l'intensità dei suoi allenamenti, che sono cambiati rispetto a quelli di una volta. Lidl, quando stava a Roma, era famoso... Ostia, sì. Ostia. Come? Lidl di Ostia? Stai parlando del Lidl di Ostia? No, Lidl. Nils Lidl. Ho capito, Lidl. Era famoso Lidl di Ostia, perché introduceva la seduta di allenamento dicendo: ragazzi, mi raccomando, una mezz'oretta fatta bene e poi andiamo a casa. Oggi fanno 2 ore, li tirano a lucido tutti i giorni, e quindi sottopongono il fisico, soprattutto quello non in perfetto equilibrio, a degli stress però pazzeschi. Però Juventus, cioè Pogba, non arriva da stagioni dove colleziona 50-60 presenze. Appunto, e ha avuto uno stop. Però, ok, quindi stiamo discutendo l'operazione Pogba. Sì, cioè alla fine che senso ha avuto andare su un giocatore? Ma questo è, scusami, interrompo solo 30 secondi. Questo è un aspetto completamente diverso. Io non sto dicendo che l'operazione Pogba è stata una genialata, tutt'altro. Secondo me quell'idea e quel principio di fondo, Pogba Di Maria, così possiamo vincere subito, perché non potevano immaginare un altro anno senza vincere, è un'idea che ti porta a commettere degli errori. Allora, vi faccio ascoltare, arrivo subito Orfeo, vi faccio ascoltare la prima parte della conferenza di Massimiliano Allegri, prego. Per domani non ho ancora deciso niente, la formazione la deciderò domani mattina, devo fare alcune valutazioni. L'unico che non sarà, a parte Bonucci che è ancora fuori, l'unico che non sarà disponibile perché ha un indolenzimento sui flessori è Pogba, ma purtroppo quando un giocatore viene da tanti mesi in attività, come alzi il livello e intensità dell'allenamento, ti vengono fuori dei dolori e quindi c'è bisogno di tempo.
Allora, Zanforlin, questo è il 2022 di Pogba, lui gioca l'ultima partita ufficiale, Liverpool-Manchester United 4-0, poi torna alla Juve, gioca 45 minuti in amichevole, si fa male, sceglie la terapia conservativa, si opera il ginocchio destro, può slittare il rientro, adesso siamo a febbraio, come vi dicevo prima, quello che abbiamo raccolto è che vediamo se come Chiesa ne salta solo una, tra l'altro domani Chiesa che doveva partire titolare non partirà titolare, oppure se salterà anche la prossima di martedì sera. Va detto però e ricordato soprattutto che Pogba ritorna e arriva alla Juventus in condizioni cliniche normali, era un giocatore che nella passata stagione ha avuto diversi infortuni, però li aveva superati. Voglio ricordare che lui si fa male, che veste la maglia della Juventus ed era in tournée negli Stati Uniti, quindi era un giocatore guarito, poi è successo quello che è successo, ha delle responsabilità sull'aver ritardato la decisione poi di farsi operare, ma io credo che poi i tempi siano forse giusti, perché in considerazione di quanto ha detto Franco prima, è vero, sì, giusti, perché ci può stare che dopo un intervento così i tempi siano non... come dire, di un rientro facilitato, sicuramente ci vuole del tempo, lui si sta allenando, è chiaro che se la Juventus sapeva succedeva questo probabilmente l'operazione non la faceva. Non sei preoccupato che Pogba sia un po' nella fase calante della carriera? Dopo ti faccio vedere il rendimento allo United. Ma sai, anche Chiesa sta rallentando il suo rientro, è rientrato ma lo sta centellinando l'allenatore, perché evidentemente qualche problema c'è ancora e pare che sia una cosa abbastanza Chiesa normale. Ha una storia diversa da Pogba, perdonami, cioè ha una storia diversa, ha una biografia diversa. Cioè, storia diversa. Chiesa è un giovane emergente, si sta affacciando adesso alla ribalta, diciamo adesso da due anni. No, e poi l'operazione subita da Chiesa è più pesante di quella di Pogba. Pogba in teoria doveva recuperare per il mondiale, indubbiamente sì, probabilmente coincidere anche con l'età, ma non mi sembra che sia vecchio. Ma Pogba è un giocatore a 29 anni, non è tanto vecchio, ma forse un po' usurato. Stiamo parlando di due giocatori, cioè non sono esempi secondo me paragonabili, perché Chiesa era un giocatore non usurato, un giocatore che non ha mai avuto problemi, esatto, a parte questo, no? Ma esatto. una scheda di infortuni che è lunghissima, no? Sì, certo. E poi dopo tu giustamente fai vedere anche quello che è successo al Manchester United, 26 partite l'anno, quando si parla bene di Pogba ne ha fatte 26 di partite, già due anni fa. Adesso ve lo faccio vedere, Pino, però... ti interrompo solo un attimo, andiamo in pubblicità e ripartiamo da qui, a tra poco, grazie. Rieccoci, allora tra poco dobbiamo raccontarvi anche l'incontro di Skriniar con la curva dell'Inter. Prima qualche messaggio. Sì, ci scrivono, forse sbaglio, ma mi sembra di ricordare che prima di prendere Pogba lo staff medico aveva espresso molti dubbi. E poi il messaggio di Fabrizio, tutti erano a conoscenza dello storico di Pogba a Manchester per quanto riguarda gli infortuni, tutti tranne però che Rubini e Allegri, a cui vorrei fare i complimenti per questa operazione senza. Ecco, anche gli juventini prendono un po' le distanze adesso dall'operazione. Vi faccio vedere le ultime stagioni di Pogba in relazione agli infortuni e la cartella clinica parla chiaro, nel senso che questo è il rendimento di Pogba, che comunque aveva, adesso lo vediamo, lascialo qua, nel Manchester United l'ultima stagione aveva fatto 27 presenze e un gol, quella prima 42, ma quella prima ancora 19-20, 22 presenze, aveva avuto infortuni alla coscia, alla caviglia, al polpaccio, e poi si è fatto male, cioè, al menisco. Fantastica è quella prima. Fantastica, sì. Beh, nel 47, senso di continuità. Soltanto. Ah, quella prima ancora, sì. Doveva risalire al 18-19, cioè, quando sai, praticamente... Ma chi può prevedere che il giocatore si faccia male? Secondo me è l'operazione che... No, come prevedere? Come fai a prevedere? Se vai a vedere la scheda... Ma non c'è una relazione tra questo infortunio e gli altri, non c'è nessuna relazione. Ma il problema è che se comincia a diventare tanti... No, ma non puoi dirlo, il giocatore tu lo prendi. Allora, se vogliamo discutere sull'operazione... Se vogliamo discutere l'operazione, sono d'accordo con te, non puoi fare un giocatore con quella storia, quattro anni di contratto e dagli un ingaggio... Orfeo, quantomeno è a rischio, cioè è un'operazione quando la fai. È la formula, il tipo di operazione che dopo forse te la faccio vedere il contratto. Vado da Pogliani, però mister, aggiungiamo questa grafica che è la storia degli infortuni. Lui l'anno scorso salta 18 partite, l'anno prima 13, quello prima ancora 39. Sì, ragazzi. Cioè,
È un giocatore che non sta bene. Sì, no, ma sicuramente avete ragione. Però io, il maggior responsabile è lui. Proprio per questa ragione. Nel momento in cui tu sei un giocatore a rischio e più perdi tempo e meno ti alleni e più la tua muscolatura diventa fragile, perché? Quando ti dicono che ti sei fatto male, non ti sei operato subito? Se lui si fosse operato subito, a quest'ora probabilmente sarebbe già un paio di mesi che sarebbe a disposizione dello staff per allenarsi. Aveva, aveva in mente il mondiale. Esatto, e allora, siccome io dico, questo è un giocatore che l'ha recuperato la Juve, perché senza la Juve dove andava Pogba? Dopo quelle annate che avete fatto vedere, lui è dal mondiale che ha vinto la Francia che non è più un giocatore di calcio affidabile dal punto di vista tecnico, io dico, non dal punto di vista muscolare, perché Pogba, ma hanno detto, ho sentito oggi dire che l'ultima sua partita bella è stata quella che ha fatto a San Siro contro un Milan che non stava in piedi, non giocò una gran con Castiglia, no, entrò, fece un gol, fece un gol di punta perché Donnarumma si spostò dal suo palo. Però e da lì Milan venne fuori Castiglieco punta centrale, insomma. Ma, Milan non, ma poi mister, nonostante ciò che dici tu giustissimo, resta però il fatto che ha saltato 60 partite prima, fate vedere, sono proprio 60, le ho contate, no, ma tu 60 devi avere, in 3 anni. Tu devi avere riconoscenza verso la squadra che ti ha riportato in un calcio che se no non avresti mai più ritrovato, perché in Inghilterra non ha più qua nessuno. Daniele Mari, che non ho ancora sentito, poi voglio farvi sentire Allegri, che è la parte più preoccupante, è quella che vi voglio far ascoltare, cioè Allegri che in sostanza mette un grande punto interrogativo sul Pogba di questa stagione, anche per i mesi futuri. Daniele. Ma Pogba sostanzialmente non gioca da un anno e sicuramente il mondiale ha avuto un'influenza. Noi all'Inter lo abbiamo vissuto anche con Lukaku e Brozovic, giocatori che erano in procinto di andare al mondiale o che comunque avevano chance di andare al mondiale, hanno legato i loro recuperi tutti quanti in funzione della trasferta in Qatar. È chiaro che non ricordo adesso chi l'ha detto in studio. La scelta di Pogba è stata deleteria, perché se lui si fosse operato subito forse avrebbe fatto in tempo per il mondiale, magari no, ma sicuramente sarebbe tornato in campo con la Juventus entro il 2022 anno solare. È chiaro che giudicare l'operazione adesso è come giudicare l'operazione Lukaku, col senno di poi è troppo facile. È chiaro che Pogba a parametro zero probabilmente è un'operazione che tu devi fare sempre in ogni caso, soprattutto i club italiani che non possono andare a competere per i cartellini. Però hanno basi diverse. È altrettanto chiaro che l'assenza di Pogba è molto pesante per la Juventus, perché il centrocampo della Juve, che già era il punto debole della Juve, era molto incentrato su Pogba. Vi giro però questa considerazione, la Juventus con i problemi attuali nel senso che comunque è una squadra che dovrà tenere d'occhio anche i conti, avrebbe preso Pogba dandogli un ingaggio, tra poco vi faccio vedere il contratto del giocatore così importante, con un giocatore che in questo momento non ha ancora fatto una partita. E poi, quando Allegri, tra poco lo ascoltiamo, dice quello che dice su questa stagione, è un campanello d'allarme pericolosissimo. Andiamo un attimo in pubblicità e ripartiamo da qui. Moro, pizzoccheriamo? Da 150 anni il miglior grano saraceno per portare sulla tua tavola il sapore autentico dei pizzoccheri di Valtellina. Con i pizzoccheri Moro resti in linea, meno carboidrati e più fibre. Scegli la qualità. I pizzoccheri Moro sono garantiti dal marchio IGP. Che aspetti? Mmm, Moro. Pizzoccheriamo? Questo è il contratto di Pogba, lo vediamo con Serena. Eh sì, l'ingaggio è di 8 milioni più bonus, il premio alla firma 2 milioni e mezzo e la scadenza del contratto è 2026. Cioè, Zanforlin, o il giocatore torna ad essere almeno sempre disponibile, nel senso nell'ordine delle cose normali, oppure diventa un problema avere un giocatore che guadagna così tanto per i problemi che comunque avrà la Juventus e che non gioca mai. Ma è stato un errore clamoroso, cioè 8 milioni di ingaggio più bonus e quant'altro, un giocatore che ha un percorso come quello che abbiamo visto, era capricciante, cioè
Mi sembra un'operazione da sprovveduti, anche perché giustamente, come sottolineava Carlo, io non credo che avesse tanto mercato, anche a parametro zero, a quelle condizioni. Credo che poche squadre saranno andate a bussare alla sua porta per poterlo secondo avere. Secondo me il giudizio di ordine, oggi, poi ascoltiamo Allegri. Il giudizio di oggi diventa ancora più una stroncatura se si pensa al valore che c'era nel settore giovanile, chiamiamolo così. Cioè, se per caso, certo. Cioè, se invece di mandarlo al Monza si tengono anche il ragazzo del sì, Monza, Rovella, e fanno anche Ranocchia. Fanno obiettivamente Rovella, Fagioli, Ilic, quell'altro, cioè, fanno obiettivamente 4-5 pedine giovani, e lì evidentemente c'è da una parte, come dire, la non conoscenza delle potenzialità di questi ragazzi, e dall'altra un ragionamento un po', devo dire, ecco, questo tipo di osservazione alla Juventus, non dico che non sia mai esistito, ma è sempre stato sottovalutato, mai preso seriamente. No, poi quest'anno voi volevate vincere subito, alla Juventus si è sempre voluti giocatori, voluto, ma loro Orfeo, giocatori fatti, pronti Orfeo, per andare a vincere Orfeo, subito. Avrebbero... Quanti giovani sono andati in prima squadra della Juventus negli ultimi 20 anni? Ma loro avrebbero, Cabrini, cioè, Orfeo, andare... ma loro avrebbero sperato di vedere invece Pogba, quello vero, no? Certo. Più che il ragionamento, certo, più che il ragionamento certo, sui giovani. Sentite certo, cosa ha detto Allegri quando viene un po' incalzato sulla situazione Pogba, perché lui apre la conferenza così come abbiamo sentito, no? Domani non c'è Pogba, come non c'è Pogba, no? Ovviamente in sala stampa, come non c'è Pogba. E guardate come risponde Allegri, prego. Mi aspetto un contributo da un giocatore che praticamente da aprile ha fatto 15 giorni di preparazione con la Juventus, 45 minuti e poi si è fermato. Quindi ci vuole, siccome i tempi sono quelli, nessuno, i miracoli non li fa nessuno, va bene, bisogna che il suo corpo, il suo ginocchio, il suo corpo si riadatti, si riassesti, e ci vuole un pochino di tempo. Ci sarà, magari potrà fare mezz'ora, potrà fare una partita, però bisogna navigare a vista in queste situazioni, sapendo che da qui alla fine bisogna sfruttarlo per il meglio possibile, a seconda dei momenti in cui sta bene. Cioè, in sostanza ci sta dicendo, andrà gestito, lo vedremo, cioè questa stagione sì, non ci sarà Pogba. Ti fa capire che non ci sono garanzie, non ci sono certezze. Purtroppo, insieme a questa, come dire, insicurezza, che non sai quando potrà essere utile, e quello che potrà dare soprattutto, perché dopo tutto questo tempo, non bisogna pensare che il giocatore sia abile per la prima partita e poi pronti via possa dare il 120% e dimostrare di essere quel giocatore che lo era, ecco, che era la Juventus molti anni prima. Siamo di fronte a un giocatore che non sappiamo che giocatore sarà. Ma tu hai un quindi giocatore così, se metti dai, insieme 8 milioni nel testo. Ma è quello il problema. Il problema è che la Juve aveva il ricordo di quel Pogba. Certo. Siccome è una vita che anche gli opinionisti juventini che ci sono qua calcano la mano su quello che è il problema della Juve, di non avere i centrocampisti che fanno gol. La Juve era abituata ad avere Marchisio, ad avere Vidal, ad avere Pogba, ad avere Pirlo stesso. Facevano gol. Ma perché facevano gol? Perché intanto la squadra era forte e quindi si potevano permettere anche uno alla volta di sbilanciarsi. Tant'è che Pogba nella Juventus faceva praticamente il trequartista a turno con Vidal. Adesso, per esempio, già sarebbe più difficoltoso per lui, perché lo hanno allontanato molto dalla porta. Non so se vi ricordate, ma i mondiali vinti da Deschamps praticamente faceva il metronomo davanti alla difesa. E quindi lui ha perso un po' l'abitudine. Io abbiamo visto un grande giocatore, ma Carlo, siamo sicuri che quando Kakà è tornato al Milan non era più quel Kakà lì. Capito, c'è poco da fare. Tu, Juventus, che da anni sta inseguendo la soluzione del hanno problema sbagliato. È un'operazione oggi sbagliata. Ma infatti, anche secondo me, anche metterla sullo stesso livello di Lukaku Pogba, sì, non ha senso, secondo no, me. Oggi
sono entrambi due operazioni che dici costiamo del poi, fa dal divano, beh in effetti sono tutte e due sbagliate, però le premesse erano diverse, certo. Perché se tu vai a vedere Lukaku era un giocatore che in realtà non aveva mai avuto grossi problemi fisici, lo schedario clinico no, qualcosa l'hanno scorso, sì, ma poca roba, però lo schedario clinico di non è fisicamente così. Lukaku, esatto. Quindi sempre, in quel momento, in quel momento lì io capivo l'entusiasmo per Lukaku, l'ho capito meno per Pogba non l'ho capito tanto, adesso sono tutte e due che difficili come operazioni, perché si vive, no? Del percepito di allora, cioè esatto. È quel giocatore là, se ti ritorna ti fa la differenza, hai capito? Pino, ed è stato trovami un centrocampista da acquisire al posto di Pogba che ti dà la sicurezza di fare quei 6, 7, 8, 10 gol. È difficile adesso. No, è difficile. Però noi Juventus abbiamo in mente quei centrocampisti lì che non ci sono più. Sì, voglio sentire anche Mimmo. La Juventus, Mimmo, doveva valutare forse anche l'extracampo di Pogba, che abbiamo visto essere complicato. Cioè, quando tu prendi un giocatore del genere, che ormai è una star, e che non fa solo il calciatore, nel senso che Pogba mille impegni, ormai quasi tutti, ma Pogba soprattutto, e ti devi fare forse qualche domanda in più. Abbiamo visto anche tutto l'extracampo, gli interrogatori, il fratello, il rapimento, tutto quello che c'è stato. Evidentemente anche a Manchester non era un giocatore sereno, oltre agli infortuni. Ma sai, io dico questo adesso col senno di poi, chiaro che è tutto più, sì, però non chiedo scusa, alza la voce, così alza la voce. Cioè non è che possiamo bisogna urlare come Pino Vecchiero? No, ho urlato per farmi capire, devo urlare come Pino Vecchiero, allora si può discutere un decibel, va bene. Decano, va bene, ho urlato. Bisogna anche un po' essere onesti, cioè è chiaro che io devo dire la verità, io quando a giugno pensavo alla Juventus con, lo dico onestamente, Pogba, Di Maria, Paredes, eccetera, eccetera. Bremer, Vlahovic, Bremer, perché non dimentichiamoci che Bremer arrivava da un campionato superlativo. Cioè dici, io col mio Napoli come faccio? Vabbè. Il mio Napoli poi che aveva preso chi minchia è sotto l'ascella, diciamo, ma chi sono questi, eccetera. Cioè tutti noi, e adesso mazza che Juve che stanno mettendo in piedi. Un po' eravamo preoccupati. Certo è che noi siamo fuori dall'ambiente, certo, è chiaro che certe cose non le sappiamo, evidentemente. La tua domanda è ben posta. È chiaro che chi è preposto ad andare a spendere dei soldi per conto di una società, certe domande se le deve pure porre, perché se no, cioè, il suo lavoro... Cioè, come Pogba di quando l'abbiamo lasciato andare via, ha ancora la testa solo sul calcio, è un ma, giocatore ma di esempi del genere, fisico. E qua c'è Franco che può confermarlo, ce n'è dei ritorni, i cosiddetti, le galline di ritorno, così si dice, no? La sì, gallina così, di ritorno, così. Ce n'è nella storia, ha fatto l'esempio prima no, ma, il Stefano, mister di Kaká, ma potrei dirti no, no, ce n'è uno ancora più evidente. Ma nella storia del 58 tu ci fu Cacciapuoti che ritornò nella spalla. Shevchenko, avete mai visto un professionista come Shevchenko? Eppure, Stefano dice la testa, non è soltanto un discorso di testa, no, è un discorso fino... che magari il top della tua carriera l'hai toccato in un certo momento, da quel momento in avanti la tua carriera va a scendere. Arrivo a dire una cosa forte, ma se Napoli avesse ripreso Maradona dopo 3 anni, dopo i famosi anni che ha fatto avrebbe vinto lo scudetto. Avrebbe vinto lo scudetto. Hai detto una cosa forte, no, però fammi sentire anche Mari, torno da te, Orfeo e da Franco Ordine. Daniele, abbiamo visto anche il contratto importante di Pogba. Se potesse tornare indietro, secondo te la Juventus rifarebbe questa operazione oppure no? Ma probabilmente no, però io continuo a pensare che col senno di poi sia troppo facile. Voi mettetevi nei panni di un club italiano che deve cercare di comprare un centrocampista che faccia gol e che sia un centrocampista di grande livello senza avere a disposizione chissà quali finanze. C'è Pogba a parametro zero, Pogba che ha 30 anni, non ne ha 39, ha 30 anni Pogba. Prende quasi 10 netti a stagione. No, dico, tu te lo tieni, quando ne avrà 33 Pogba, e abbiamo visto che le ultime stagioni sono un po' in declino, poi magari rifiorirà, quando ne avrà 33 tu gli starai pagando ancora 8 milioni più bonus, e se tanto mi dà tanto... 23 milioni Fabian Ruiz, io dico solo questo. Difficilmente, insomma, migliorerà, ecco, però, mi auguriamo. Però Stefano,
È lo stesso discorso. Io sono d'accordo con Pino che non è paragonabile alla questione Lukaku, no. Nel senso che Lukaku era stato eletto MVP della Serie A 10 mesi prima. Quindi Lukaku è proprio impossibile per l'Inter non accettare un'occasione così ghiotta. Ti danno 8 milioni l'MVP della Serie A di 10 mesi prima, e quello è un gol a porta vuota. Poi non ha uno storico così importante di infortuni. Ecco, l'unica situazione sulla decisione della Juventus di puntare così forte su Pogba è questa. Cioè Pogba giocava da tempo anche nel Manchester United. Però io mi metto nei panni dei dirigenti che si vedono l'occasione di prendere Pogba a parametro zero. La Juventus si era liberata di stipendi molto importanti, quindi aveva margine per fare un'operazione di questo tipo. È chiaro che un anno intero, adesso diventano 2 gli anni in cui Pogba non mette piede in campo, 2 anni di inattività, comincia a diventare veramente un fardello importante. Secondo me in questo caso però il senno del poi non funziona. Bravo. Cioè, ripeto, un discorso è che te prendi un giocatore totalmente integro da anni, la sfiga, si fa male e dici ma porca miseria, abbiamo preso questo giocatore Pino, qui. Però Pino, scusami, allora questo discorso lo fai anche per Dybala. Con Dybala, quando gli si fa male, Dybala ha avuto lo stesso identico storico di perfetto Pogba, ma infatti se si fa male non mi stupisce, cioè non è che però, mi accanisco però con la buona sorte, però cioè dico vabbè, l'abbiamo preso, cosa dobbiamo anche star lì a dire si è fatto male Dybala, che sfortuna. Però Dybala al di là delle sue pretese costa 4,5 all'anno. Quando ti capita Dybala a parametro zero tu comunque lo prendi, sì. Quando ti capita a parametro zero, anche con lo però Daniele, io ho un'obiezione, perché Dybala, l'Inter alle condizioni di Dybala non l'ha preso. Dybala voleva 6-7 milioni netti a stagione, non ha trovato squadra, si è accontentato di 4,5 più bonus, cioè a 4,5 più bonus è una scommessa. Come? Però l'Inter doveva scegliere tra Dybala e Lukaku. La Juventus ha puntato su Pogba. Non lo so, io Daniele, come sempre, però attenuanti in un momento in cui il calcio italiano queste occasioni qui probabilmente sei costretto a puntarci. È chiaro che se la Juventus avesse avuto 40 milioni per andare a prendere Enzo Fernandez, che all'epoca neanche costava 40 milioni, magari sarebbe andata su Enzo Fernandez, però in questo momento scommesse così a parametro zero, sì, adesso vedi 8 milioni più 2 di bonus a un giocatore che non gioca da 2 anni e dici è fallimentare. Daniele, però tornando indietro, non lo so. Daniele, secondo me, vedi, il nome che hai fatto tu ad esempio, Enzo Fernandez, un giocatore del Benfica, non ha pagato molto in realtà, no? Pagato molto di meno, no? Però quelle sono altre scommesse. No, esatto. Però forse il campionato italiano si deve muovere un po' su quelle e non su giocatori che prendono 8, 10, no, cioè, capito? È un po' più complicato. Il rapporto aspettative-rendimento è quello a cui bisogna rifarsi, cioè la bussola. Sì, ma è chiaro che poi resti perplesso, no? Io continuo a sentir parlare del discorso atletico e degli infortuni. Ma da quanto tempo non si vede Pogba giocare ad un altissimo livello? Guardate che anche con la nazionale francese aveva con la nazionale francese, no, però dimenticate che l'eliminazione con la Svizzera nasce da una sua cappellata tremenda a metà campo. Sì. Che aveva già fatto nella Juventus quando è stata eliminata dal Galatasaray. Nation Cup bene però. Perché ho capito. Però ragazzi, quel Pogba che abbiamo conosciuto noi. Non cioè, c'è tu più. Hai perplessità anche da quel punto di vista. Cioè, no, non io, solo sì, come, sì, se torna, ma come torna. Cioè, ma ragazzi, l'hanno allenato fior di mister. Però è vero, l'attenuante è che a Manchester hanno fallito i tanti. Ma perché gli hanno arretrato la questo posizione se era così decisivo in zona gol? Ma Mourinho e Deschamps sono impazziti. Se io ho un centrocampista che mi dà la garanzia di farmi i gol, perché lo arretro? Perché evidentemente non era più quel tipo di giocatore. Allora, vediamo qualche messaggio. Arrivo da Zanforlin, poi passiamo a Skriniar. Tenati su Pogba, Aldo ci scrive, rientra o non rientra, sempre infortunato, ormai in fase calante perché è stato ripreso, era meglio investire su un giovane, poi Pogba non gioca. E se si fosse rotto qualcosa nello spogliatoio con Allegri? E poi ricordo che Pogba fece bene le prime 2 stagioni alla Juve, la terza così così e la quarta male. Beh, però Bruno, la Juve, Pogba ha fatto fior di stagioni, ecco. Zanfordin, poi vado da Ordine e passiamo a Skriniar. Vero delle tante perplessità dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico, è vero che comunque al Manchester per diversi anni si è parlato di un fallimento tecnico, vero di fallimenti di allenatori, di scelte, di squadre costruite un po' in qualche maniera.
È chiaro che oggi le considerazioni, i giudizi che diamo sono pertinenti, perché questa è la storia di questo giocatore, fino a prova contraria. Io vorrei immaginare un giocatore, vorrei immaginare, ma mi diventa difficile oggi pensare di rivedere quel giocatore lì. È molto più probabile che mi trovi invece di fronte a un'incognita pazzesca, cioè un giocatore che poi magari in campo potrà dare qualcosa, che non avrà un rendimento costante, che la sua prestazione non sarà corrisposta in qualche maniera a quello che poi è il suo ingaggio, cioè che la trovo una cosa incongruente, ingaggio e resa del giocatore. Franco, ti aspetti da giugno in poi, dal prossimo mercato, un cambiamento di rotta nel mercato della Juve, cioè giocatori come Di Maria che prende 7 netti a stagione, Pogba che hanno già sui 30 anni, Pogba che ne prende 8, Paredes che non viene riscattato. Paredes che, ecco, ti aspetti un'inversione di... Secondo me sì, perché mi sembra i primi segnali ce l'abbiamo avuto con questo mercato. Gennaio, fermi. Non solo fermi. Ma il primo che ha ricevuto un'offerta, McKennie, via. E quindi, secondo me, da questo punto di vista, continueranno su questa strada. E non è intervenuta in un limite, proprio dal punto di vista del sistema di gioco, con Cuadrado ancora infortunato, che non dà garanzie neanche lui. Avete provato e non siete riusciti a incastrare tutto. Lì dovevi prendere qualcosa, un giocatore che potesse sostituire, ma in questo momento non si parla nemmeno di sostituire Cuadrado, ma un giocatore che possa giocare con qualità discrete in quel ruolo. Poi ne parleremo, del mercato, l'abbiamo chiamato dei rimpianti, perché ne ha la Juve per le operazioni che poteva fare, il Milan, l'Inter.